Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui su Elytra Technology in un nuovo video configurazione. Mi è stato chiesto da alcuni di voi una configurazione dal valore finale di 600 euro e oggi andiamo a vedere la componentistica che farà parte della nostra configurazione. Ho qui sotto mano il cellulare e il carrello di Amazon dove ho inserito tutti i prodotti che andremo a vedere a breve. La componentistica che andrà a formare il nostro PC completo dal valore finale di 600 euro, una componentistica di fine marzo 2018. Molti di voi mi chiedono tante configurazioni, tanti consigli, tante richieste anche sotto alcuni video vecchi, anche di 6-7 mesi fa. Il problema è che molti di voi mi chiedono se questo gioco va bene per questa scheda video, per quest'altra scheda video. Il problema è che se vedete una configurazione di circa un anno fa da 600-700 euro, probabilmente si riuscivano ad avere prestazioni nettamente maggiori in gaming rispetto a configurazioni attuali. Attualmente, per l'aumento di prezzo delle schede video o anche delle RAM rispetto a un anno fa o anche a 2 anni fa, il tutto sicuramente è diventato molto più costoso. Quindi, se avete necessità di avere determinate configurazioni, me le potete scrivere qua sotto nei commenti oppure tramite un messaggio di Facebook o tramite Telegram, Instagram, trovate tutti i social qui in descrizione. In ogni caso, se non sei iscritto a questo canale, mi raccomando, iscriviti subito, clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video. Anche perché ora che mi fate pensare, fino all'altro giorno ho controllato e l'85% di voi che visualizzate questi video non siete iscritti. Se magari molti di voi mettono anche tantissimi mi piace e vedono tanti di questi miei video, mi raccomando, non finite di vedere il video se prima non vi siete iscritti a questo canale. Ora procediamo con la configurazione, andiamo a vedere subito i componenti che andranno a formare la nostra configurazione da 600 euro. Partiamo dal case. Il case è un CT Sports. Ho preferito andare sulla casa dello stesso case del che ho io qua a fianco, il modello Lynx. È un modello con doppio vetro temperato, quindi sia sulla parte laterale che sulla parte frontale, con già tre ventole illuminate, quindi con i LED sulla parte frontale che portano internamente l'aria. Abbiamo la possibilità di poter mettere anche delle ventole superiormente, una nella parte retro che però non è inclusa. Abbiamo l'alloggiamento in basso per quanto riguarda sia gli hard disk che l'alimentatore ed è un buon case da valore di 47 euro, case che di queste cifre sotto i 50 euro non si trovano con doppio vetro temperato e con tre ventole colorate incluse. Sull'alimentatore la scelta è caduta su un semimodulare della Sharkoon, il Silent Storm da 550 watt. Un alimentatore quindi semimodulare con la possibilità di poter comunque andare a nascondere i cavi, però è comunque un ottimo alimentatore 80 Plus Go Bronze per quanto riguarda questo alimentatore. Alimentatore molto affidabile che lo ha anche testato Falco in un suo video, vi lascio in descrizione il video e il test di questo alimentatore. Lo storage ho scelto solamente un hard disk da 1 TB, solito Western Digital blu da 1 TB, dove poter mettere sistema operativo, giochi, programmi, qualsiasi cosa ci necessita inserire all'interno del nostro PC. Scheda madre, la scelta è caduta sull'ASRock, la Pro 4, la versione micro ATX. La versione piccolina della serie che ho è una delle schede madre attualmente riuscite meglio e che hanno maggiore compatibilità con la maggior parte delle RAM, sia la anche di poter fare anche un minimo di overclock che probabilmente potremo tranquillamente fare con il nostro processore, che abbiamo scelto un Ryzen 3200, un processore base di gamma della serie Ryzen. Sicuramente usciranno i nuovi processori ed è possibile aggiornare il BIOS. Dovremo vedere anche un attimino che tipologia di processori usciranno della serie Ryzen, non i modelli 2200-2400 che abbiamo già visto in un precedente video, che potrebbero già andare bene, però per questa configurazione ho preferito limare il più possibile dal processore e da altre componentistiche per mettere un po' di più sia sull'alimentatore durevole sia sulla scheda video.
A questo processore ho associato delle RAM della Jail con dei LED, dato che comunque abbiamo il vetro temperato, abbiamo la possibilità di vedere all'interno del nostro PC delle RAM con dei LED, e sono delle RAM 2x4 GB, quindi 8 GB di RAM da 2400 MHz, che sono più che sufficienti per i Ryzen 3. Sappiamo che le RAM sì, vanno sempre bene per quanto riguarda i Ryzen RAM molto elevate, ma dato che andremo ad utilizzare la scheda video dedicata, non ci servono RAM poi così elevate. Sono le più economiche che ci sono in giro, 85 euro per due banchi da 4 GB, quindi 8 GB totali, che al momento possono essere più che sufficienti. Per finire, la scheda video più economica della serie GTX 1050 Ti è un modello della Palit, la Storm X. Una 1050 Ti da 4 GB ha sì una sola ventola, ma riscaldano veramente pochissimo queste schede video, e andiamo a completare il tutto a 600-605 euro. Questa tipologia di scheda video ci permette di giocare a tutti i giochi attualmente in commercio, anche in Full HD, però logicamente su alcuni giochi dovremmo andare a abbassare alcuni dettagli. Vi faccio un esempio: su PlayerUnknown non possiamo tenere tutto al massimo a ultra, ma dobbiamo utilizzare il tutto tra medio ed alto per stare sopra i 60 fps. Quindi in questo caso è comunque una buona scheda video per il Full HD, non è la migliore per giocare a tutti i giochi al massimo dei dettagli, però è anche vero che parliamo di una scheda video di oltre un anno fa. Più passa il tempo, più i nuovi giochi che usciranno sono dei giochi che logicamente richiedono sempre di più dalla scheda video. Però comunque abbiamo una scheda video da 4 GB che saremo su alcuni giochi al limite, però saranno più che sufficienti per giocare in Full HD a tutti i giochi attualmente in commercio. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, scrivetemi nei commenti cosa avreste cambiato da questa configurazione, un alimentatore, un processore diverso, una scheda video diversa, o anche se preferite un case a prezzi diversi o un case differente, possiamo scriverci qua sotto nei commenti e parlarne un attimino. Noi ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti da Elytra Technology.